Il Nintendo Wii U ha avuto davvero tanti fantastici giochi, purtroppo passati un po' in sordina a causa del poco successo della console. Anche se gli affezionati al marchio hanno avuto modo di prendersene uno e passarci sopra innumerevoli ore dedicandosi a fantastiche avventure, di certo queste non raggiungevano il livello odierno, dove il Nintendo Switch è tornato a contare sul supporto delle terze parti, una base installata maggiore e una diversificazione del target decisamente più ampia rispetto a quella della precedente console. Dopo aver visto quindi Mario Kart 8, Pikmin, Hyrule Warriors e tutta quella serie di giochi che sicuramente hanno trovato nuovi utenti su Switch, è giunto il momento del grande ritorno dell'avventura di Super Mario in 3D con qualcosa di nuovo. Abbiamo provato qualche mondo di gioco di Super Mario 3D World più Bowser Fury, testando per bene anche la modalità online, e quello che abbiamo visto è stato un prodotto sicuramente rifinito e migliorato dove possibile. La cosa che subito salta all'occhio nel vedere Super Mario 3D World è la vicinanza alle sue origini. Abituati con Galaxy, o meglio ancora con Super Mario Odyssey, si nota un certo distacco tra quei giochi e la costruzione più classica di questo Super Mario 3D World. Intanto il gioco è diviso in mondi, ognuno popolato da vari livelli. Questo dà all'avventura una nota più veloce, proponendo quindi stage autoconclusivi che si incastrano bene sia in sessioni di gioco lunghe che in piccoli snack da consumare in pausa dal lavoro, dallo studio o se si hanno soltanto 10 minuti di tempo libero. Niente mondo aperto quindi, e questo è un bene. Dopotutto la divisione in livelli all'epoca permise agli sviluppatori di sperimentare su ognuno di essi. Ogni livello è differente dagli altri, e la capacità che hanno avuto gli sviluppatori di stupire in ognuno di essi ha qualcosa di fantastico, anche ora dopo 7 anni passati da quel gioco originale. Ovviamente il passato serve anche a imparare dagli errori, così Nintendo ha avuto la brillante idea di sistemare quelle piccole problematiche evidenziate all'epoca, come la velocità dei personaggi o le azioni che Mario poteva fare in Super Mario Odyssey, ora implementate anche in Super Mario 3D World. Per ciò che concerne il resto dell'adattamento, già il Wii U all'epoca presentava una superficie touch, e per questo non è stato difficile replicare quei livelli che richiedevano il touchscreen, ora però gestibili anche con i sensori di movimento. Non mancano infine migliorie di vario genere, tra cui 1080p in versione dock e il framerate decisamente stabile. Torna inoltre il multiplayer, ma stavolta non si limita al locale. Il gioco infatti permetterà di giocare online o in locale con altri 3 amici, permettendo quindi l'avanzare del gioco in compagnia. Capita spesso di vedere in 3D World livelli che si ispirano ad altri stage di svariati titoli dedicati a Mario, o magari a delle emulazioni di meccaniche davvero divertenti che richiederanno di imparare di volta in volta nuove cose da fare. Tra i tanti esempi spiccano il livello delle ombre, quello spaziale fatto a tempo di beat, oppure le varie boss fight sparse per la mappa, ognuna con modus operandi diversi. Per chi non avesse mai visto il gioco originale, questo Super Mario 3D World proponeva tra le tante novità l'utilizzo di un tenero dinosauro per le sessioni di gioco in acqua, potenziamenti classici della serie e tante interessanti aggiunte come Mario Gatto e il Megafungo, capace di trasformare Super Mario in una versione gigante di sé. Non mancheranno infine vari cubi da poter utilizzare o gadget da sfruttare in determinate occasioni. L'altra faccia della medaglia di questo gioco è data da un titolo invece nuovo, un qualcosa che forse è anche passato troppo in sordina, visto il valore che invece potrebbe avere. Parliamo di Bowser Fury, avventura che sfrutta il sistema di gioco di Super Mario 3D World, portandoci però in un mondo aperto da esplorare in compagnia per la prima volta di Bowser Jr. Questa modalità, giocabile anch'essa in multiplayer locale, ma per limiti dovuti proprio alla storia, soltanto in due, si distingue dal resto del gioco in quanto perde la divisione a livelli in favore di un free roaming che ricorda molto Super Mario Odyssey. Il tema è decisamente più oscuro, e questo si ripercuote su art design, su ciò che esplorerete e persino sulle musiche più roccheggianti. Per ora, questo Super Mario 3D World più Bowser Fury risulta essere un fantastico tuffo in un passato non troppo lontano. Come abbiamo detto, il gioco non è stato apprezzato quanto meritava, soprattutto vista la base installata minore di Wii U. E ora questa trasposizione, che va ad aggiungersi alle tante altre fatte seguendo questo criterio, potrebbe rappresentare il modo giusto per scoprire questa fantastica avventura di Super Mario, che per ora rispetta in toto ciò che ci aspettavamo.